Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Che dire? Siamo contenti che l'opposizione del Paese, e quindi il Movimento 5 Stelle, che ha il 25% dei consensi avuto alle elezioni degli italiani, ha ottenuto giustamente la presidenza della Commissione bicamerale di vigilanza RAI. Io vorrei fare una conferenza stampa relativamente veloce perché chiaramente i lavori della Commissione bicamerale non sono ancora iniziati e poi man mano parleremo dei contenuti e del merito di quello che andremo a fare. Sicuramente tra i dati che caratterizzano l'informazione in Italia, questo è un dato, ci sono degli organi indipendenti che monitorano tutta l'informazione del mondo, come per esempio Reporter Senza Frontiere, House Freedom, e puntualmente ci danno un'azione rispetto all'informazione, una brutta votazione, quindi siamo tipo per Reporter Senza Frontiere, per libertà di stampa, risultiamo al 56° posto su 179 paesi analizzati, prima di Ungheria e seguita da Hong Kong. E se non sbaglio 69° posto sempre per libertà di informazione per House of Freedom, che sono organi indipendenti che analizzano l'informazione del mondo. Allora, partendo da questo presupposto, io lavorerò in tutti i modi affinché questo gap con altri paesi sia totalmente annullato, ma che anzi ritorni principe una idea di informazione totalmente plurale e libera. Questo è un punto fondamentale e vorrei ripetervi in modo molto semplice le stesse cose che ho detto in commissione dopo l'elezione a presidente, che non ci nascondiamo dietro a un dito, useremo l'onestà e la trasparenza massima in quello che diciamo e in quello che siamo. E ovvero noi vogliamo, come progetto di questa commissione bicamerale, deve essere il faro di questa commissione bicamerale per la vigilanza RAI, ovvero cercare di levare le mani dei partiti dal servizio pubblico del Paese. Questo è il nostro faro e questa è la prima cosa che cercheremo di fare in tutti i modi. Cioè, da Presidente della Commissione di Vigilanza RAI vi dico che questo è uno degli obiettivi che ho già dichiarato in Commissione di Vigilanza RAI, oggi dopo le elezioni. E ci proveremo in tutti i modi, perché questo Paese è stato caratterizzato da questa lottizzazione da parte dei partiti del servizio pubblico e siccome la RAI è un patrimonio comune di tutti i cittadini e appartiene ai cittadini, dobbiamo cercare di liberarla e di creare quella consapevolezza e quella conoscenza che rende libere le persone per innalzare il loro livello culturale e il loro livello di libertà per scegliere tutto quello che nella loro vita vogliono scendere in modo più consapevole e concreto. Questo è l'obiettivo che io oggi ho dato alla Commissione bicamerale e non nascondendomi dietro un dito e non essendo con onestà la trasparenza massima a tutti i colleghi che erano in Commissione. E diciamo, rispetto a questo tema mi vorrei fermare qui perché è l'unica cosa che oggi ho detto in Commissione bicamerale, poi lunedì andrò negli uffici che ho visto prima con Dickman che mi ha fatto vedere gli uffici della presidenza, la segreteria, e inizierò a un percorso, inizierò a convocare il primo ufficio di presidenza. I vari gruppi parlamentari presenti in commissione bicamerale stanno consegnando in queste ore, consegneranno i nomi dei capogruppo, così appena avremo i nomi dei capigruppo inizieremo a indire il primo ufficio di presidenza. Sì, sì. Sì. Buonasera Presidente. Buonasera. Mi fa piacere che lei sia così quasi emozionato da questo insediamento. Assolutamente, infatti è una cosa che dichiaro, però, è l'emozione.
Naturalmente la sua nomina è avvenuta attraverso un accordo tra le forze politiche e lei giustamente ha detto oggi il primo passaggio che noi vorremmo fare è mettere i partiti fuori dalla RAI. È un obiettivo che si sono posti molti presidenti prima di lei, lo dicono le forze politiche da anni, ma nel concreto, da presidente e anche da rappresentante del Movimento 5 Stelle, cosa pensa di fare concretamente? Qual è la prima azione che vorrebbe mettere in campo per arrivare a questo risultato? La prima di tutto, molti presidenti, anche rispettabilissimi, l'hanno detto sicuramente prima di me, però sono stati eletti spesso tutti in quei partiti che poi lottizzavano la RAI, anche se molti partiti avevano questo obiettivo, però tante persone che hanno detto che la RAI doveva uscire, che i partiti dovevano levare le mani dalla RAI, erano eletti poi con quegli stessi partiti. Noi siamo un movimento totalmente libero e indipendente, non dobbiamo niente a nessuno e quindi possiamo lavorare con la massima autonomia e libertà affinché inizi un percorso per questa realizzazione. Non c'è un primo passo che faremo immediatamente, il primo passo sarà quello di iniziare a nominare uno staff di alto livello, tecnico, giuridico e di segreteria avanzati per poter iniziare a mettere in campo tutta quella serie di azioni e attività affinché questo avvenga nel modo migliore, spiegando anche nella commissione a tutti i colleghi di commissione quello che secondo noi e secondo me c'è da fare. Non le dico un'azione immediata, l'azione immediata adesso è stata l'elezione del Movimento 5 Stelle a presidente della Commissione bicamerale di vigilanza RAI. Dal punto di vista dell'informazione, e non dobbiamo mai avere dubbi sulle persone, i giornalisti che conducono trasmissioni, sono direttori di reti o direttori del TG1, del TG2, del TG3 e così via del servizio pubblico, non dobbiamo mai avere dubbi che le loro nomine siano fatte da politici e non siano nomine politiche, perché se sono nomine politiche allora possiamo pensare che si porti acqua al mulino che non è quello dei cittadini tutti ma quello dei partiti. Allora prima riusciamo a svincolare, eliminare questo dubbio, prima possiamo iniziare ad analizzare il giornalismo in una forma più libera e aperta a tutti quanti. No, io le sto dicendo un'altra cosa, le sto dicendo che non sono io e nessuno di noi a scegliere un giornalista o la qualità di un giornalista, io le sto dicendo che come Commissione di Vigilanza RAI, ma come servizio pubblico in genere, io devo pensare che quel servizio pubblico sia totalmente indipendente e se si muove nell'indipendenza poi un giornalista può essere più o meno bravo, ma il massimo valore di un giornalista è la libertà e quindi i cittadini non devono avere dubbi sulla libertà di un giornalista e poi lo possono giudicare per il servizio, per quello che farà, come qualsiasi persona giudica qualsiasi lavoro. Rispetto alle qualità dei programmi, la seconda domanda, io credo assolutamente che una programmazione sia un programma di qualità, sia un programma che sviluppi curiosità, sviluppi visione e apertura del mondo costante, che non si chiuda nel piccolo mondo di tutte le cose che accadono in modo chiuso, ma che sia aperto, che sia libero e che crei un valore aggiunto per le persone che abitano in questo caso l'Italia e che creano un accrescimento culturale e conoscenza. E questo lo puoi fare in tanti modi, perché lo puoi fare sia con trasmissioni giornalistiche sia con trasmissioni di intrattenimento, però ci sono modi e modi di farlo in modo alto, che questo paese merita. No, non faccio esempi di trasmissioni. Grazie.
un'alternanza dei poteri piuttosto delineati e precisi, per invece fare in modo di fare quello che diceva prima il collega, cioè una buona televisione, una televisione che va incontro a quello che è come dire, la necessità dei cittadini e la crescita anche della società. Sul primo punto non le posso indicare in questo momento un modo specifico attraverso il quale ottenere i buoni propositi. Diciamo, i buoni propositi sono la politica sempre che noi vogliamo portare avanti, e quando si fa la politica dei buoni propositi si costruisce giorno per giorno e quindi si tende a quello. Il Movimento 5 Stelle in questi anni qua tendeva a realizzare quello che sta realizzando e l'ha realizzato giorno per giorno, quindi non è niente di scontato, e quindi io credo che ogni giorno riusciremo a trovare una modalità affinché si raggiunga il risultato che lei dice. Ma c'era un'altra cosa che mi aveva chiesto che mi interessava. Mi ho chiesto è che non ci la Commissione di Vigilanza ha dei compiti statutari molto precisi. Sì. Questi compiti statutari non prevedono che la Commissione di Vigilanza possa avere un'ingerenza, chiamiamola tra molte virgolette, editoriale diretta assolutamente della pubblica. Allora, se lei giustamente, perché sta dicendo le cose assolutamente giuste, vuole incidere da Presidente in quella che è la parte editoriale della RAI, perché quando si parla di migliorare l'informazione, migliorare i programmi, è la parte squisitamente editoriale. Ecco perché io le chiedevo in che modi lei pensa di farlo. Un modo che credo sia principe è il modello della trasparenza assoluta. Questo è fondamentale, perché quando si è trasparenti negli indirizzi, e gli indirizzi vengono divulgati a tutti i cittadini e non solo con mezzo fax o email o cartaceo alla presidenza della RAI o all'amministratore delegato della RAI, con la trasparenza e mettere fuori tutto quello che fa la Commissione di Vigilanza, quello che pensa e quello che dice diventa patrimonio di tutti quanti i cittadini, allora sì che i cittadini potranno attuare anche un buon controllo e una buona pressione. No, non credo così. Non mi ricordo che nel modo così costante e specifico. No, probabilmente non è bastato, possiamo dire che lo faremo ancora con più forza e con tutti i mezzi a nostra disposizione, che in questi anni non ci sono mancati. Allora, due cose. Una, lei ha detto non dobbiamo avere nessun dubbio su direttori di rete, eccetera, quindi volevo capire se aveva intenzione di fare una sorta di fotografia delle attuali gruppo dirigenziale, diciamo, del servizio pubblico. E seconda cosa, vista la campagna piuttosto accesa, diciamo, che il leader del Movimento 5 Stelle sta facendo contro alcuni giornalisti del servizio pubblico, attraverso anche un sondaggio sul blog, e che è culminata in particolare con la decisione di cacciare alcuni cameraman del servizio pubblico da alcune piazze in cui stava tenendo un comizio, se da presidente lei crede che siano atteggiamenti da censurare o come intenderà affrontarli se si dovessero ripetere ora che il presidente è lei? Sicuramente la Commissione di Vigilanza deve fare una fotografia dello stato attuale della RAI, sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista del suo organigramma. Mi sembra il minimo che una Commissione di Vigilanza debba fare. E questo diventerà, sarà fatto un organigramma dal punto di vista proprio dell'organigramma, e poi sarà analizzata anche la parte economica e verrà reso chiaramente tutto trasparente, perché tutto quanto pubblico sempre è riferito sempre alla tutela dei cittadini. Cioè, il salto secondo me che questa commissione di vigilanza deve fare è che bisogna comprendere che il patrimonio pubblico, culturale e umano della RAI deve essere a tutela dei cittadini e non più dei partiti, e da quest'oggi si apre su questo, si deve aprire una nuova era. Rispetto alla seconda domanda, noi conosciamo tutti Beppe Grillo da 35 anni, l'unica persona
negli anni 80 che è stata cacciata dal servizio pubblico RAI dai socialisti è stato proprio lui, e dopo sono stati, con l'editto di Berlusconi, sono state cacciate altre persone, quindi altri giornalisti come Santoro, Luttazzi e così via. Quindi devo dirle la verità, io le reputo sempre, Beppe Grillo dai palchi è un battitore libero, dal blog è un battitore libero, lo conosciamo tutti, abbiamo fatto sempre questo, ma poi tutto quello che ha fatto e detto Beppe Grillo si è incanalato anche in un movimento che è un movimento di partecipazione democratico e totalmente pacifico, e invece chi ha parlato e agito veramente sono i socialisti degli anni 80 contro Beppe Grillo e Berlusconi contro i giornalisti che hai citato prima. Io credo che sul sondaggio, un sondaggio sul blog, ne abbiamo fatti tantissimi di sondaggi sul blog, e c'è anche quello. Microfono di legno è qualcosa che ha inventato Beppe Grillo, e dal suo blog che si chiama beppegrillo.it, chi vuole lo legge, chi vuole partecipa, chi vuole si diverte a fare questo quiz, è nient'altro che qualcosa che rimane lì e non ha niente a che fare, a che vedere con la vigilanza RAI e con la sua presidenza. I colleghi le hanno già chiesto molte cose che volevo chiederle anch'io, aggiungo questo: se si dovesse parlare in un talk show di RAI, lei parteciperà, visto che in questo nuovo corso televisivo del Movimento 5 Stelle avete sempre scelto il dibattito a tu per tu con l'interlocutore? Ci sono tanti luoghi anche in televisione, non solo, attraverso il quale si può parlare di RAI, di volta in volta deciderò. Primo punto, mi sto informando della quantità di assunzioni che mi sembrano essere tra le 3 e le 6 nell'ufficio di presidenza che si possono fare, ancora devo andare dal dottor De Dominicis che è dell'ufficio di competenze e farà uno screening di tutta questa situazione. Quando l'avrò chiara inizierò a vedere e a selezionare insieme alle persone del Movimento 5 Stelle, insieme ai membri del Movimento nella Commissione di Vigilanza RAI, le persone assolutamente più adatte. La seconda domanda che aveva fatto è sicuramente che, come tutte le nostre azioni e le nostre proposte, i nostri progetti e tutto quello che avviene all'interno della Camera dei Deputati, all'interno delle commissioni, verrà sempre, sempre riportato alla rete, che è uno dei nostri strumenti principi. Presidente, sì, salve. Tommaso Ciego di Repubblica. Scusi se torno sul punto precedente, sì. Forse semplificandolo, le volevamo chiedere se da Presidente della Commissione di Vigilanza RAI si sentiva di censurare l'atteggiamento avuto dal suo leader politico Beppe Grillo in Sicilia nei confronti di un cameraman RAI. Una domanda su cui non avevo capito la risposta. Scusi. Già prima di che finissi la risposta non l'avevi capita, però mi sento di ripetere la cosa che ho detto prima in modo molto sereno. Cioè, quello che avviene sui palchi, quello che avviene dal blog, non ha niente a che vedere con la vigilanza RAI e la presidenza, non ci sarà nessuna influenza su questo. I lavoratori ovunque, come tutti i giornalisti liberi, saranno sempre tutelati da questa presidenza. Scusi Presidente, io chiedevo la sua opinione rispetto a quel fatto preciso. L'opinione è che io, a mia conoscenza,
da quando sono nel movimento e da quando facciamo tutti i palchi, ho sempre visto tutti gli operatori del mondo essere dalla RAI a Mediaset partecipi delle operazioni di cronaca. E non so, non conosco bene poi chiaramente l'accaduto specifico che può succedere dopo centinaia di palchi, quindi devono chiarirsi forse in quel caso l'operatore Beppe, che c'è qualcosa che male è successo che non conosciamo. No, una domanda solo a lei, diceva che in qualche modo proporrà la creazione di questo consiglio degli audiovisivi per in qualche modo per superare la vigilanza, ma lei punta a essere l'ultimo presidente della vigilanza RAI? Secondo me sarebbe un successo se fosse così. Lei fosse l'ultimo presidente? Se io fossi l'ultimo presidente. Presidente Fico, una questione molto semplice che però interessa molto. Lei lo paga il canone e se sì, invita gli italiani a pagarlo? Grazie. Io invito chiaramente tutti quanti gli italiani a pagare il canone, però chiaramente anche sul canone va fatta una riflessione. Ma lei lo paga, per esempio, o no? Certo. L'ha pagato sempre? L'abbiamo pagato sempre, certo. L'abbiamo pagato perché chiaramente nelle varie case dove sono stato. Grazie. L'abbiamo pagato. E nei vari percorsi di vita, io ho studiato a Trieste, poi sono stato in Finlandia, poi adesso ho la nuova casa qui a Roma e quindi pagherò il canone da Roma e così via. La cosa che le dico, qual era la seconda? Ah, rispetto al canone. Il canone, dobbiamo anche deciderci. In questo momento chiaramente la RAI ha 200 milioni di euro di, abbiamo visto il bilancio, di debito, di deficit. Il punto su quello è che per esempio la BBC in Inghilterra fa pagare il canone ma non fa la pubblicità, mentre BBC World fa la pubblicità. E quindi è un paese anche che si deve decidere man mano su questo e faremo delle operazioni. Avevo lanciato anche un'idea di canone a fasce a secondo dei redditi delle persone, magari non farlo pagare agli anziani, ma sono tutte cose che chiaramente dobbiamo valutare e potremmo dare un indirizzo rispetto a queste cose. L'ultima domanda? Rispetto a questa domanda iniziamo a fare un percorso in vigilanza, parleremo sia con la Presidente Tarantola, parleremo con Gubitosi e ci confronteremo su quello che è stata fino adesso la loro amministrazione in modo molto sereno e tranquillo, insieme a tutta la Commissione di Vigilanza RAI.